Diciamo letteratura sullo stile decadentista, no? Poi dopo mi sono avvicinato a Isidore Ducasse de Lautremont, ecco, con il suo stile molto Infatti visionario. me l'avevi accennato. Esatto. E anche questo mi ha influenzato abbastanza, anche per quanto riguarda gli scritti che facevo delle varie recensioni per le testate, quando facevo appunto giornalista così, amatoriale. E poi dopo nel corso degli anni, ecco, poi dopo, non so se tu lo sai, dopo mi sono avvicinato ai testi sacri, ecco, quindi ho cominciato a leggere la Bibbia che non l'avevo mai letta, Questo da quando più o meno? ed 80, 84, 84, 84, quindi a 20, quasi 30 anni, a 30 anni quasi. 29 anni circa, sì. Ecco, mi sono avvicinato ai testi sacri che tuttora prediligo, diciamo, per la lettura, no? Lettura quotidiana dei testi sacri, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Ecco, questi, diciamo. E l'84 quindi corrisponde proprio al momento di passaggio e alla fine della produzione di MB. Sì. MB inteso come produzione nichilista, potente, Esatto, eccetera. esatto, esatto, esatto. C'è stato proprio un sostanziale radicale cambiamento da ciò che leggevo prima, diciamo così, con quello che poi dopo ho intrapreso in seguito. Poi al di là di questo leggo anche, non so, libri scientifici, c'ho anche un libro che mi interessa particolarmente, che parla di come sono nate tutte le date, le ricorrenze. Mi piace scoprire, diciamo, come sono nate certe festività, certe ricorrenze. Sì. Interessante. Dicevo, l'avvicinamento invece ai testi a carattere più sacro o anche teologico? No, teologico no. Teologico Teologico no, più sì. sacro, Sacro proprio testi di proprio prima mano, di prima diciamo. mano, bravo, senza influenze, diciamo, filosofiche, Infatti quello mi sembrava che perché il teologico già. c'è una speculazione, Esatto, un cioè, vizio di fondo, ecco. bravo, esatto. Quando è avvenuto questo avvicinamento? Cioè, a parte l'anno, come è avvenuto? Ah, tu dici Sì, come è scaturito in me questo? perché a volte hai visto si conosce qualcosa, soprattutto anche in letteratura, o perché ci sono dei consigli, no? Da parte di amici, da persone che conosco. Io tanta parte della letteratura e della poesia l'ho conosciuta per sentito dire, poi per una ricerca tutta mia. Ecco, per te com'è successo invece? Ecco, beh, diciamo che è nato come un bisogno interiore di spiritualità, che prima magari l'avevo lasciata, aver tarpato le ali a un uccellino, l'avevo lasciato lì. E non riuscivo a prendere il volo, magari ce l'avevo dentro di me, perché infatti certi lavori gli ultimi che avevo composto, tipo The Plain Truth, così, no? Già lì dicevano alcuni che c'erano dei richiami un po' religiosi e mistici. Ecco, più che mistici, perché il misticismo già è diverso, è un'altra cosa. Il misticismo già ha a che fare con isolarsi da tutto e da tutti, stabilire un proprio discorso personale. No, che non è il mio caso, ecco. Non è che volevo relegarmi da solo in una sfera solamente, diciamo, confezionata in base a quello che sono io, ma cercavo di allargarmi anche verso l'esterno. Quindi forse eri più misticheggiante nella
Ecco, ecco, forse sì, è vero. Una forma di misantropia anche da quello che ho letto in giro, no? Mm. Quello che te hai... Mm, ecco, sì, forse è vero, è vero, è vero. Forse è più umanistico il primo periodo che non quello successivo che mm. riguarda anche l'oggi. È vero. Che ha avuto questa apertura. Mm, mm, adesso riflettendo è vero, mm. è vero questo. E questo è interessante perché appunto abbinare un aggettivo come mistico, il misticismo, alla tua prima produzione... ma non è una non la trovo una forzatura, anzi infatti dopo ti ho scritto una domanda che appunto riprende questo aspetto qua, ci arriveremo dopo, è stata una riflessione mia e poi mi confermerai o mm-hmm. no quello che mm-hmm. ho pensato. Stessa domanda, cioè sulla tua formazione culturale così, vale per un altro aspetto secondo me importante, che è quello del cinema e del video. Uh-huh. Non mi sembra che nessuno ti abbia mai chiesto i tuoi gusti di autore, se hai prediletto alcuni autori rispetto a altri nel cinema. Mm-hmm. Hai ragione. Invece c'è anche da diciamo così, da alcuni lavori tuoi ci sono due colonne sonore, no? Uh-huh. Un film mai realizzato, uh-huh. l'altra di un certo Paul Harst. In inglese, sì, 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 che anche quello non ho mai avuto modo di sapere se è mai stato realizzato, veramente. No, era un progetto. Sì, e lui era dei Polarst, non mi ricordo, non mi ricordo bene la testata, adesso non mi viene in mente. Vabbè, comunque per fare i due nomi degli album, una era Armageddon, sì, l'ultimo. L'ultimo, esatto. E Neurohabitat, il periodo di Neurohabitat, quella zona. Sì, sì, sì. Quindi il discorso cinema. Il discorso cinema, ecco, interessante. C'è stato qualche autore che veramente ti ha interessato, che può averti coinvolto, no? Anche dal punto di vista creativo, visto un tipo di creazione come la tua può essere anche osmotica, no? Prendere da più parti e poi elaborare, no? Ecco, sì, beh, diciamo gli inizi, il cinema di fantascienza, in senso generale, ma non quello, diciamo, dove c'erano i mostri, cioè quello classico della, diciamo, stile americano, hollywoodiano, no? Dicono con i mostri, ecco, no, quello un po' più psicologico. Adesso gli autori, non so menzionarteli, sinceramente. Perché Solaris. Sì, ecco, un po' tipo questi, sì, un po' tipo Tarkovsky. Un po' tipo Tarkovsky, sì, esatto, che ha anche un messaggio intrinseco, no? Al di là del e poi anche un certo cinema, vabbè, questo un po' dopo che ho lasciato la prima fase, diciamo, certo cinema, certi gialli o thriller antichi però. Antichi però, cioè antichi nel senso anni 50. L'Arboid, il thriller, l'ascensore per l'inferno, il Rimal, queste cose qua. Ecco sì, anche qualcosa di Hitchcock, dei primi, ecco, delle cose così. Sono quelli che mi appassionavo, diciamo, maggiormente. E tra l'altro, guarda, sul discorso cinema e musica, ho riscontrato una cosa, però questa è proprio un'impressione mia. Nella fase della rinascita, tra virgolette, così creativa, perché c'è stato un gap temporale di 14 anni, sì. No? E dopo hai fatto gli album, la trilogia Colori, sì. Last Day e Dates. Dates, sì. I colori, soprattutto, ci sono questi tappeti tastieristici, diciamo, così, che mi hanno ricordato a tratti proprio la musica di alcuni film di Cronenberg. Uh-huh. Presente. Di nome l'ho sentito nominare, però non ho. Per intendersi è l'autore della musica. Ah, il sì, ho capito. Ho capito, sì, sì, quello lo conosco. Ho fatto dei film anche a sé superiore dal punto di vista stilistico, importantissimi. E lui ha sempre questa accoppiata tra Cronenberg e Howard Shore, è quello che gli compone le musiche. Uh-huh. E ho ritrovato proprio queste dilatazioni. Ah, interessante. Uh-huh. Ad ascoltare, magari ti mando qualcosa. Ah, va bene. Ti ho riconosciuto.
volentieri. Volentieri, sì, perché molti hanno interpretato quella trilogia come una specie di musica New Age, sì. Che sinceramente non, io con la New Age non ho nulla a che fare. È vero, nel senso, è vero, l'ho sentito dire spesso. Forse per etichettare un po' la musica, diciamo, per trovare un punto di riferimento con musica conosciuta, sì, sì, ma però non ho nulla a che fare con... È un discorso tutto, totalmente personale. Sì, hai detto bene, per etichettare. Cioè solo per etichettare, esatto. Quindi come la prima fase di MB, che comunque è etichettata come musica industriale... Ma in effetti non è, non è neanche... Rigetti abbastanza il termine, no? Per sì. Quindi, vabbè, quelle sono necessità. Mm. E, invece no, io la seconda fase, che comunque per una questione di gusto mio, io preferisco sempre Sucker Fetz e MB. Però, questa però è una cosa mia, la prima volta che sentì i dischi della seconda fase rimasi diciamo così perplesso, scontento rispetto alle cose che avevo sentito prima, che mi avevano riempito, come sai. invece poi riascoltandoli ancora una volta ho trovato proprio una cifra espressiva diversa da quello che si è detto in giro. Cioè non ha niente a che fare proprio con l'animatic, cioè è proprio un tentativo di trovare una via nuova, più spiritualizzante sicuramente, però trovo che ci siano delle connessioni comunque, e lì infatti volevo arrivarti a fare altre domande. Sì, sì. Allora, vado di seguito perché ora sì. Non mi sono ben preparato. Prego. Diciamo così, la critica sviluppata attraverso il tuo lavoro musicale alla società del consumismo e anche all'arte come fatto massificato, ha avuto qualche connessione con l'orientamento debordiano? Questa è una domanda su Debord. Debord non lo conosco. Ecco, Debord non l'hai mai affrontato. Non lo conosco. Ecco, perché trovavo appunto che il tuo atteggiamento, soprattutto anche degli inizi, no? Così declamatorio. Perché anche le note interne all'album sono proprio... Cioè gli inizi della seconda fase, dici? No, della prima. Della prima fase. Della prima, sì, c'era sì. Proprio questo aspetto qui di essere contro il contrario. Quindi trovavo delle connessioni con Debord, però... Anche se di nome lo conosco, Debord, lo conosco. Però non ho mai approfondito, diciamo. E Battaglia? Battaglia, anche questo lo conosco, ma non è approfondito. Guarda, ci sono delle cose che veramente richiamano questi autori. Ah, sì? Per quello che sono partito con quella domanda lì. Ah, ho capito. E invece, ecco, un'altra, sempre domanda letteraria, Carmelo Bene. Carmelo Bene non ho mai avuto modo di... Nei film le amiche. No, né film, neanche teatro. No, a teatro neanche io, sfortunatamente, perché sai... Io ero troppo giovane, ero per il futuro del suo spettacolo. Perché trovo interessante alcuni suoi film abbinati al tuo tipo di musica, no? Ah, ho capito. Come colonna sonora. È una cosa che mi stuzzica parecchio. Vabbè, interessante anche questo aspetto. Ecco, questa è una domanda. Io ti ho tirato del discorso che secondo me c'è una connessione. Comunque, vabbè, te ne sei la prova vivente, no? La prima e la seconda fase. Nel periodo di passaggio tra Dust Testament e Colori, no? Che sono, appunto, c'è questo periodo di 14 anni. Sì, da Armageddon fino a Colori, sì. Sì. Hai, diciamo così, in questo periodo qui, hai rinnegato in qualche modo, rinnegato è una parola grossa, però, in qualche modo la produzione precedente, in questo periodo di inattività? Inizialmente sì. Ecco. C'è stato ma forse perché c'era un po' di paura dei fantasmi del passato, secondo me, perché poi ripensandoci in seguito non era un rinnegare completo, era forse un po' di timore di andare a ritestare alcuni fantasmi del passato, sai, che magari ti richiamano alla mente certi episodi non molto piacevoli della tua gioventù, così, no? Era un po' un rifiuto sotto questo aspetto, ma non il rifiuto del discorso musicale in se stesso.
Infatti poi dopo col tempo ho capito che c'erano dei collegamenti tra quello che avevo fatto in passato e quello che sto facendo adesso. Infatti ho notato dei punti di riferimento. Bene, no, questa è una cosa che, vabbè, a parte che è per il piacere di molti, perché un rinnegare completamente la propria attività poteva anche voler dire distruggere i nastri o chissà cosa, no? Come fanno a volte... Sì, c'è stato un momento che ho distrutto tutti i master, quello è vero. Infatti avevo i master degli LP in casa, quelli tutti zincati. Io ho fatto buttare via mio padre un giorno, mi ha detto butta via tutto, non voglio più niente. Sono cose tremende queste. Sì, no, sono cose tremende. Sono cose che nella vita credo che succedano, ecco, proprio per questa volontà assoluta di tagliare i ponti col passato. Sì. E di riniziare da capo. Sì, ecco, bravo, hai detto e bene, riniziare da capo, è vero. Da capo. Percepisce. Ora poi arriviamo al discorso di connessione che mi interessa. Però volevo farti un'altra domanda. Il discorso della voce, nella tua musica non compare quasi mai. È vero. Mai o quasi mai, nel senso ci sono alcuni campionamenti di alcune tirate naziste, rielaborate. Sì, quello l'ha fatto sì, purtroppo... L'ha fatto lui. Bennett. L'ha fatto loro purtroppo. Quello. Sì. Io non ero... Cioè, mi ha messo davanti alla cosa già compiuta e quindi niente. E purtroppo sì. No, tu dici voce mia, intesa la mia voce. Sì, voce ecco, tua proprio. Sì, c'è nella seconda faccia, nel secondo pezzo di Armageddon, c'è la mia voce. Filtrata con gli echi. Ah, ecco. Che ripete Armageddon proprio così completamente, ecco, no? In maniera molto dilatata. È il secondo brano di Armageddon. Sì. Lì compare la mia voce. Sì. È l'unica volta. L'unica volta. Sì, proprio l'ultimo brano, cioè l'ultimo lavoro che ho fatto nella prima serie, l'ultimo brano, diciamo. Ecco, e perché c'è questo, perché l'hai messa una volta sola, quindi mi viene da dire che c'è una forma di pudore, no? Nell'uso oppure una forma di disinteresse nell'uso della propria voce della voce umana, perché? Guarda, non ci ho mai riflettuto su questo, sinceramente, perché ero sempre concentrato sul comporre suoni e non ho mai riflettuto sul fatto che magari potevo usare anche la voce, eccetera. No? Lì mi è venuto proprio così, detto, per fare qualcosa di nuovo ho aggiunto la voce, ma è stato solo più che altro per la novità, non perché volevo fare un esperimento. Ho capito, perché ci sono a proposito, c'è un autore in particolare credo tu conosca, Atrax Mort. Sì, lo conosco di nome. Ecco, sì, lui sì. È un tuo stimatore grandissimo, nel senso che ha sempre apprezzato il tuo lavoro. Io l'ho conosciuto di persona, abbiamo anche collaborato insieme. Cioè, non so se vi siete mai conosciuti. No, di persona no. Mi ha sempre parlato di te come comunque un punto di riferimento per la sua attività. E come se hai sentito le sue cose. No, non l'ho mai sentito, non veramente. Sentite. No, ecco, non l'ho mai sentito. Fa un lavoro di power electronics molto pesante e insistente. Usa un MOOC dove tira fuori dei suoni improvvisati e poi li processa con un multi effetto e li lascia andare. Però interviene con la voce. Con una voce veramente quasi disumanizzata, no? Che esprime bene, io credo, molte cose che ha fatto mi piacciono. Esprime bene questo senso di sofferenza. E mi pare interessante. Io su questo discorso, sul fatto che tu non abbia mai invece usato la musica, ho fatto una riflessione di questo tipo, che però può essere un'interpretazione appiccicata, però te la vorrei dire. Sì. Per quanto riguarda il primo periodo, io ho scritto, l'assenza della voce umana, per quanto disumanizzata o storpiata che potesse essere, si lega alla voce, alla volontà di disumanizzare appunto, di disumanizzazione appunto della musica attraverso l'assenza dell'umano. E questo atteggiamento può essere direttamente collegabile al tuo ultimo periodo creativo, cioè la seconda fase, in cui l'assenza umana è giustificata dalla volontà di silenziosa ricerca della spiritualità.
Ecco, se nella prima fase l'assenza di voce era proprio il fatto perché parli spesso, ma anche nelle note del discorso che l'essere umano comunque fa tanti outfits, fa tanti link, eccetera. Quindi commette degli errori che a volte non sono errori, ma sono veramente fatalità. E quindi l'assenza della voce io l'avevo letta proprio come... come si può dire, proprio raffreddamento totale del rapporto con l'umano, no? L'assenza dell'umanità è disumanizzazione. Nella seconda fase invece lo vedevo come l'assenza dell'umano per il raggiungimento di una maggiore spiritualità. Non so se è stata una recuperazione. No, beh, sono interessanti queste tue riflessioni. Beh, nella prima parte ci può essere questo... Cioè, diciamo, è una denuncia della disumanizzazione. Yeah.
Thank you.
Bye.